Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi faremo qualcosa che non abbiamo mai fatto. Prenderemo le ricette più golose e anche strane del web e le trasformeremo in ricette sane. Siete pronti? Io sì, quindi cominciamo subito. Ma prima di cominciare, mi raccomando, iscrivetevi se siete nuovi sul canale. In questo modo non vi perderete i nostri video futuri. Cominciamo subito con la prima, la vedrete sicuramente in questo momento sul vostro schermo. Come vedete ci sono biscotti, latte, ci sono degli ingredienti che insomma noi non consumiamo, quindi noi andremo a farla con i nostri ingredienti e guardate un po' che cosa otterremo alla fine, un golosissimo budino bicolore, possiamo chiamarlo. Allora prepariamolo insieme. Versiamo nella casseruola 250 g di yogurt di soia al naturale, 3 g di agar agar per gelificare il budino. E facciamo scaldare il tutto fino a quando avrà raggiunto il bollore. Mettiamo il nostro composto in una ciotola e aggiungiamo anche circa 50 g di biscotti fatti in casa, sbriciolati. Trovate la ricetta sul nostro sito. Mescoliamo il tutto, dopodiché posizioniamo il bicchiere all'interno di un bicchiere più piccolo in modo che sia leggermente inclinato e lo riempiamo a metà. Con queste dosi io ho riempito due bicchieri. Beh, niente male direi per ora, non è ancora finita, manca il secondo strato. Però ragazzi, avete notato che non dicono mai le dosi in questi video e quindi rende tutto più difficile. E comunque potrebbero anche venire un fallimento le ricette di oggi, quindi sarà un bel esperimento e vedete ovviamente alla fine che cosa ne uscirà. Ora mettiamo i bicchieri in frigo per circa 30-40 minuti e separatamente tagliamo a pezzetti 250 g di mango ben maturo. Uniamo anche 3 g di agar agar. Versiamo il composto nella casseruola e facciamo scaldare esattamente come prima, cioè fino a quando avrà raggiunto il bollore. Riprendiamo i bicchieri dal frigo e li riempiamo con il nostro mango, dopodiché li facciamo addensare in frigo per altri 30 o 40 minuti. Ecco qua i nostri budini ragazzi, sono venuti più che bene direi, adesso facciamo anche la prova rovescio, quindi hanno addensato perfettamente, poi loro nel video mettevano altre cose sopra, un altro strato addirittura, poi cioccolato bianco, semplifichiamo, quindi ci mettiamo un po' di cacao sopra, cacao amaro e poi ce li gustiamo così. E ora assaggiamo. Non mi dispiace per niente, molto leggero, per me promosso. Allora, secondo me manca solo un po' di zucchero, non è molto dolcificato, però voi potete aggiungerlo se deciderete di fare questa ricetta. Quindi, promosso o bocciato? Ditemelo nei commenti. Ok ragazzi, siamo pronti per la seconda, vediamo un attimo, qui abbiamo olio, sembrerebbe, un uovo, una banana, quindi soltanto 3 ingredienti. Wow, dovrebbe essere abbastanza facile. E alla fine otteniamo dei buonissimi pancakes. Chi non ama i pancakes, ragazzi? Io li adoro, quindi prepariamoli. In una ciotola uniamo un cucchiaio di olio, usate quello che preferite, e un uovo intero. Sbattiamo bene il tutto. Dopodiché, separatamente, prendiamo una banana ben matura. La spezzettiamo e la schiacciamo molto bene con la forchetta. Uniamo anche l'uovo sbattuto precedentemente e mescoliamo. Allora, la consistenza non è proprio come quella nel video che fanno vedere loro, però noi ci proviamo lo stesso. Vediamo cosa viene fuori. Quindi cuociamo i pancakes nella padella calda per circa un minuto a fuoco medio.
cui era un attimo in crisi perché non cuocevano più. Devo dire che le mie aspettative erano altissime. E invece, a parte che ne ho ottenute solo 4 con le loro stesse dosi, mentre loro nel video avevano tipo 20 pancakes, e me la devono spiegare questa. Comunque adesso ne assaggio una perché sono scettica anche sul sapore, forse hanno troppo di uovo. Vediamo. No, in realtà mi piacciono. Mi piacciono molto. L'uovo non si sente. Gusto promosso. Il resto no. Quindi, promosso o bocciato? Ditemelo voi nei commenti. Siamo arrivati alla terza ricetta, vediamo un po' che cosa ci aspetta. Allora, cioccolato, burro, zucchero bianco, bianchissimo, uova, lievito sembrerebbe, farina, impasto pronto, ok, velocissima, in forno immagino. Ah, fettine di ananas, bellissima questa. Poi sopra noci o mandorle, ok. Wow, spettacolare ragazzi. Bene, questa mi piace tantissimo. Ovviamente utilizzeremo ingredienti un po' diversi, però vediamo cosa riusciamo a combinare. Quindi nella ciotola mettiamo 100 g di cioccolato fondente sciolto, 70 g di margarina vegetale, potete farla in casa con la nostra ricetta che trovate in descrizione. 90 g di zucchero grezzo di barbabietola, 2 uova intere, 8 g di lievito per dolci e mescoliamo bene il tutto. Uniamo anche 100 g di farina di quinoa oppure un altro tipo che preferite e mescoliamo. Dovrete ottenere una consistenza morbida e cremosa. Ora versiamo l'impasto in uno stampo quadrato 24x24 cm ricoperto con carta da forno. Decoriamo con 4 fette di ananas fresco, una manciata di mandorle tritate e cuociamo nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 22 minuti. Una volta cotta, la rimuoviamo dallo stampo e la facciamo intiepidire prima di tagliarla. Ragazzi, devo dire che questa ha superato le mie aspettative. Il profumo è buonissimo, è super soffice e io non vedo l'ora di assaggiarla a questo punto. Buonissima, buonissima. Per me questa è super promossa, ma ditemelo voi, promossa o bocciata? Ovviamente fatemelo sapere nei commenti. Ragazzi, io mi sono divertita tantissimo a fare queste ricette oggi, a fare questo esperimento. Anzi, se vi è piaciuto questo tipo di video, fatecelo sapere e diteci se vi piacerebbe vederne altri in futuro. Se non l'avete ancora fatto, lasciateci un mi piace a questo video e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video.